nuovo video lo inizio così, con 6 ore di macchina. La roba fritta qui in Sudafrica è buona. Scusate. Ho detto che avevo scorreggiato, scusate, volevo solo avvertirvi. I don't believe anybody feels the way I do. Ma comunque non era per la clip, era... ce l'ho fatta davvero. Abbiamo appena trovato Wimpy, famosissima catena di fast food sudafricani. This is the menu. The classic burger, c'erano tutti i classici. C'hanno pure i rips, la carne. Ma altro che McDonald's. Marco, a nostra scelta dividere due cose, così proviamo più cose possibili. Cioè, la prima volta che proviamo il fast food più famoso dell'Africa. This is a typical fast food in South Africa or in Africa? Only in South Africa. Only in South Africa. Ma i dolci? Andiamo, un panino a testa. Oppure una costina. Ah, sono super hypato, questo video doveva essere tutta un'altra cosa, invece mangeremo al fast food più famoso del Sudafrica, che è comunque buono. Comunque mi ero quasi dimenticato di dirvi che siamo a Johannesburg e stiamo prendendo un aereo per andare direttamente a Cape Town, città del capo, per fare tante altre piccole esperienze. Oddio, tanto piccole no. Non voglio spoilerare troppo, ma non così piccole. Ragazzi, cosa avete preso? Io un Big Champion. Tu? Io pure. Tu sei il tuo chicken burger? Non è come ti aspettavi, vero? Ma è quello che hai chiesto senza proteine, vero? No chips. Posso assaggiare una patatina bianca? Sa di niente, sembra proprio una patatina che non mangerei. È una patatina veramente orrenda. E io il mio. Il tuo gelido? Cioè, è proprio freddo. Ah, freddo. Allora, il mio non sembra come la copertina. Ma il cheddar di solito non dovrebbe sciogliersi. Queste sono le di cipolla. Questa è una crema all'aglio, tipo. Questo, io non sono in grado di cucinare, per chi un po' mi conosce sa che vado solo a mangiare al ristorante. Questo ero in grado di farlo anch'io. È letteralmente pollo con un po' di insalata e un formaggio sopra. È manco pollo buono. Assaggiamo il mio panino, che non mi sembra così brutto. Difettevo. Non avrei mai pensato di dire che forse un po' mi manca il McDonald's. Questo panino che ho appena mangiato, l'ho mangiato tutto, ma avevo molta fame. In condizioni normali probabilmente l'avrei completamente lasciato lì. Sapete cosa sarà la mia carne? Non di carne. Ma il pomodoro che c'entra? Bacon neutro. Non sto smontando apposta, io ero super felice di questo fast food. Solo che non è buono. Però almeno le cipolle sono buone. Ragazzi, chi mi fa assaggiare il panino questo speciale che avete preso voi? Sweet chili cheese. Cosa ha dentro? Formaggio, cipolla, sweet chili. La salsa sweet. Il tuo è 10 volte più buono del mio. Tu l'hai preso? Una merda. Sono arrivate le ribs, patatine, un po' sciape e la chicken wing. Sentiamo se si salva. Volevo dire chicken wings. Questa è la ribs? Sì. È molto strana, bro. Molto positivo o negativo? Non ho ancora definito. Mi hai quasi convinto a prenderla, Animale è? Se è maiale è crudo. Non mi sembra maiale. Sono pork ribs. Io giuro non mangerei tanto i ribs. Ma queste fanno veramente cagare. Ho un boppo. Sono proprio schifo. Il pollo com'è? La cosa più schifosa che potrei mai mangiare nella tua vita. Mamma mia, cioè, fa troppo salsa. Mamma mia. Il problema sai qual è? È che io tutto ciò ho ancora fame. Ho ancora fame, ordiniamo altro. Posso dire una cosa? Io ve lo giuro, nei miei video è veramente raro che dico non mi piace, che non mi piace. Ma questo non è che non mi piace, fa proprio schifo. Ciao amici, regalo per voi. No. Ringraziatemi dopo. È una merda. No, no, è buono, fidati. Assaggio pieno di rips, vai. È una merda. No, io non dico niente. Di là non abbiamo... ho mai condiviso nulla con nessuno. Non è vero, condivido sempre, bastardo. Beh, la carne è un po' diversa dalla ribs a cui sono abituato. Sì, intendi che è cruda? Ok. Ma poi vabbè, è piena di salsa. Se okay, potessi per favore assaggiare il pollo? Subito maestro. Anche se l'ho un po' morso, non fa niente, tranquillo. Non li sto influenzando, stanno dicendo tutto loro. Il pollo non mi piace. Com'è che non ti piace? Spiegami. Vabbè, a parte che come la ribs è cruda. E poi questa salsa, mamma mia. Ma no, non mi piace. Potresti assaggiarla anche di la tua? Devo per forza. Sì. Non ho ucciso nessuno del genere. Cazzo. Solo la salsa si sente. Solo salsa? Sì, ma... è buona? Troppo piccante per me. Ah, è quello il problema, che è troppo piccante. Allora, confermo agli altri che è tutto molto buono. Doveva essere un altro video, ma diventerà un mangio tutto il menù di un fast food sudafricano. Posso dire che passare da contraste di Sante Stellato a Sudafrica, fast food, insomma. Prendiamo il toast, dai. Il toast? Dividiamo un toast, dai. Prendiamo il bacon egg. Proviamo a prendere un toast. Guardiamolo bene la copertina qui, vediamo se dopo sarà uguale. Osservatelo bene, eh. Proviamo anche la colazione, il bacon cheese omelette. Ci vogliamo del male, vogliamo spendere 5
5.000 euro e farci del male. È colpa mia. È colpa di questo video. Sei tu, videocamera, che mi imponi di mangiare male. Io stavo mangiando bene qui in Sudafrica. Era tutto buonissimo. Comunque, se vi siete persi gli altri video che ho fatto qui in Sudafrica, sono bellissimi. Sono probabilmente i video più belli dell'ultimo periodo. Lo dico sempre, ma è vero. Ho una domanda. Vai. Se Wimpy, no, ci avesse pagato, ipotizziamo, 10.000 euro per fare un video. Ok. Noi l'avremmo fatto e avremmo detto che sarebbe stato buono. No, no, no. Tu la sai la storia, ma sai. Questo è divertente. Mi viene chiesto spessissimo se un locale ti pagasse e andandoci non ti piacesse quello che stai mangiando, diresti lo stesso è buono perché ti sta pagando? È successo che un locale doveva darmi un bel po' di soldi ed era un fast food. Sono andato, non l'avevo mai provato, sono andato a provarlo, non mi è piaciuto, ho rifiutato i soldi e non ci sono andato, ma dicendo proprio al proprietario che non potevo dire ai miei follower di andare in un posto che a me non piacesse, anche perché tutti quelli che vedono i miei video li vedono per andare a mangiare nei posti che valuto. Magari in quel momento prendo, dico una cosa a caso, 10.000 euro da un ristorante per sponsorizzarlo. Lo fai una volta, lo fai due volte, se il posto poi non è buono e la gente va a scoprire che non è buono, perdi di credibilità e quindi vai a perdere soldi nel lungo periodo. È anche una sorta di investimento essere sinceri. Sempre sinceri. Ci hanno detto che questi, i dolci, non possiamo ordinarli perché hanno chiuso la cucina e non ci ha detto niente, hanno chiuso la macchina. Io sai di cosa sarei stato curioso? Di cosa? Di vedere quel dolce che, ragazzi, da quella pagina lì sembrava il dolce più buono della storia. Sì, guarda. Faccio vedere anche voi. Dov'è? La realtà. Secondo me questo, in realtà, lo cerchiamo su internet. Quello non lo prenderai neanche. Questo non lo prenderei nemmeno se mi pagassero, però. Madonna mia, questo bro cos'è? Ah, bello però. Comunque guarda la copertina, uguale, identico. All'aspetto mi dà problemi. Bene, la macchina è spenta, non è un problema così grande, no? Allora, abbiamo la colazione: toast, omelette, bacon, formaggio e pomodoro. Il bacon sembra uscito da l'ospedale. L'ospedale. Da Chernobyl. Da Chernobyl. Qui invece abbiamo un molto grosso sandwich che all'aspetto non sembra manco male. Cos'è sotto? Cipolla? Boh, non lo so. C'è l'hamburger anche dentro. Mi sembra buono. È arrivato il momento di mangiare. Sei pronto? Io assaggio l'uovo con bacon e pomodoro. Allora, l'uovo sa tranquillamente di uovo. È buono. Ma dentro, ma chi ha creato sto bacon? Sto pagando e sto anche lasciando la mancia. Quanto sono bravo. 40 euro abbiamo speso per tutta questa roba. Iniziamo col toast. Tu che l'hai mangiato il toast, Marco? Com'è? Sinceramente, la cosa più buona era la carne. Sì, ti dirò, nel complesso è buono. Assaggio l'omeletta. L'omeletta, niente, non mi è piaciuta. Se fossi costretto a venire sempre in questo fast food, ordinerei il toast. Molto probabilmente, il sandwich. Pomodoro non c'entra niente. Ma manca il bacon. È buono l'uovo. Ma che soffice. Allora, ovviamente non volevo essere cattivo nel giudicarlo, eh. Non è perché se sono lontano dall'Italia devo cominciare a essere cattivo. Però, oggettivamente, questi giorni in Sudafrica abbiamo mangiato benissimo. Penso uno dei viaggi in cui ho mangiato meglio fino adesso. Questo fast food super famoso in Sudafrica si poteva evitare. Io vorrei stare qui con te a finire di parlare, però scappo in bagno. Ci vediamo dopo. Ma mi sa che tra poco te raggiungo perché mi sta... Senti, sento che devo venire a darti la mano. Abbiamo dei posticini a Cape Town non tanto male, quindi penso che li mangeremo bene. Mi stai esplodendo la pancia. Comunque, tralasciando questo, ecco, un lato positivo è che abbiamo mangiato per 4 e abbiamo speso 40 euro. Le porzioni non erano... però insomma, 10 euro a testa. Poteva andare molto peggio calcolando che siamo in aeroporto. Magari i prezzi sono anche un po' maggiorati. Tu come l'hai visto questo pranzo? Posso solamente dire che il rapporto qualità-prezzo è adeguato. Penso tu abbia sbagliato le parole. Qualità-prezzo. Quantità-prezzo. Okay. È adeguato, okay. Perché a qualità ci dobbiamo lavorare. Io credo che ogni posto debba avere una qualità minima garantita per poter giustificare un rapporto qualità-prezzo. In questo caso, non parlando di qualità, non si giustifica il prezzo. Come dice Giovanni, giustamente, si fa un rapporto di quantità-prezzo. E allora forse ci siamo. Mi sento un botto cattivo, a me non piacciono queste cose. Non mi piace criticare un posto in cui vado a mangiare, perché comunque il cibo è sempre cibo, non si dice che fa schifo. Il cibo va amato in tutte le sue forme, in tutti i suoi gusti. Niente, ora mi sento in colpa. Mangiare in posti in cui non mi è piaciuto il cibo e criticarlo in un video è proprio una cosa che non mi piace troppo fare, lo ammetto, sono sincero. Ora però voglio farvi una domanda importante. Devo dire che questo video ha anche un suo senso, perché se vivete in Sudafrica ora sapete esattamente dove non dovete mangiare, cioè sapete che in questo fast food non ci mangiate, o almeno lo potete provare e vedere se effettivamente non è buono tanto quanto l'ho detto io. Comunque, dicendo questo, ditemi se volete vedere magari dei fast food tipici dei posti in cui vado. Che ne so, vado in Tanzania e volete vedere il fast food della Tanzania, del Congo, fast food cinese, queste cose così. Potrebbe essere molto interessante. Scrivetemelo qua sotto nei commenti e lasciate un like, perché se ci sono tanti like e vi è piaciuto vuol dire che è un contenuto che posso riportare più volte. Cambiando discorso, devo dirvi che quello è il nostro aereo ed è probabilmente uno degli aerei più piccoli in cui sono salito. Ti senti al sicuro? No. Comunque io mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, iscrivetevi al canale, perché i prossimi video del Sudafrica sono probabilmente ancora più belli. Oddio, più belli dei primi due non lo so, ma sicuramente rischieremo di più la vita. Questo posso dirvelo. E ricordatevi, nel bene o nel male, rimangono
rimango il vostro voice advisor. Sono qui pronto a dirvi tutto quello che dovete sapere nel mondo. Ci vediamo alla prossima avventura e al prossimo fast food. Ciao!